Bravissimi. Matteo Richetti è ancora qui con noi, candidato alla segreteria del Partito Democratico, e di questo parliamo, dell'assenza di opposizione in questo momento percepita, diciamo, nel Paese. Ciao, Alessandro De Angelis, vice direttore di African Post. Ciao, Corrado. Nessuno si salva da solo, si racconta Massini, no? Poi il contrario del principio del Partito Democratico, dove sembra che tutti si facciano la guerra l'uno con l'altro e tutti siano soli a combattere, diciamo, una battaglia che sembra impossibile. Lei si sente solo in questo momento, in questa sua corsa per la segreteria? Ma o no. Chi c'è dietro di lei? Io credo che i due aspetti con cui però lei ha aperto, cioè sia questo tema del non fa l'opposizione, quando abbiamo tentato di illustrare una contromanovra, quando abbiamo chiamato una piazza insieme a noi a reagire alle politiche di questo governo, sia questo tema della divisione, è chiaro. Io mi auguro che abbiamo davanti a noi un congresso nell'imminenza. Prima di un congresso ci sono candidature, proposte diverse e anche differenziazioni. Io dietro di me ho Dominique, Florinda, Federico, Francesca, Claudio, che sono le persone che stanno facendo il Partito Democratico sui territori. Matteo Richetti è quello che si candida. Dico, Matteo, quell'altro ce l'ha dietro? Dovete invitarlo e chiederglielo, perché io diciamo che non ho chiesto permesso a nessuno prima di mettermi in campo. Però mi auguro che ci siano in tanti, compreso Matteo. Ma le ha detto qualcosa sulla sua decisione di scendere in campo, come si dice? Diciamo un caloroso in bocca al lupo, che non era proprio un ci sono. Però insomma, con Renzi il rapporto qua l'abbiamo regalato tante volte. È burrascoso, quindi. Diciamo. No, è molto franco. Diciamo, io ho sempre detto quello che pensavo, lui mi ha detto quello che pensava. Questa è una scelta che faccio insieme a tanti che si mettono in gioco. Costruiamo un progetto, lo presentiamo agli elettori del PD. Più bella di farla così, a viso aperto, senza aver bisogno di nessun burattinaio che ti muove. Io non Alessandro De Angelis. Ma tutti veloci, che vi devo far vedere un pezzo molto divertente di Bertazzoli. No, la domanda fondamentale è una. Matteo Richetti è stato un protagonista anche della stagione renziana, ha avuto ruoli, l'ultimo anche, come mi pare, portavoce della segreteria. Cioè, se la sua proposta è, in relazione agli anni che abbiamo alle spalle, una sorta di renzismo dal volto umano, un po' meno arrogante, magari senza la questione di Banca Etruria, oppure la ricostruzione della sinistra. Cioè, se si pone in continuità con quello che è accaduto in questi anni o se propone una radicale discontinuità sul piano delle politiche e degli uomini. È la costruzione del nuovo centrosinistra italiano che si candida a essere anche una prospettiva europea, con una fortissima discontinuità sui volti del PD. Perché, come lei ben sa, io che ho sostenuto Matteo Renzi per un pezzo del percorso, l'ho pure interpretato sul piano della portavoce della segreteria, non ho mai fatto parte del suo governo, della prima fase della segreteria, ho contestato come il partito sui territori prendeva forma rispetto all'idea della rottamazione e della discontinuità. Per me un partito che genera padre e padrini. C'è la sua critica che c'è stata poca rottamazione sulle... Ma perché se fosse proseguita la stagione Bersani, noi sui territori avremmo avuto volti, nomi e cognomi differenti da quelli che abbiamo oggi, senza elementi di giudizio né su Renzi né su Bersani. Io, quando vado in Campania, muovo e aggrego ragazzi che fanno gli amministratori, i segretari di circolo, i volontari, quelli che vanno a pulire le caditoie insieme agli operai del comune, impegnati nel municipio. Questo è il mio partito. Uomini, però il punto sono le politiche. Cioè, la domanda è, in questi anni il PD ha avuto una sconfitta epocale, avete perso la metà dei voti rispetto alle scorse europee. Che cosa avete sbagliato in questi anni? Cioè, lei difende il Job Act, la buona scuola, una disastrosa riforma costituzionale, un gigantesco scollamento, sconnessione sentimentale che c'è stato con un pezzo del vostro popolo? Su ogni singolo punto le risponderei. Sulle politiche legate al mondo del lavoro non possiamo continuare a essere il partito che invoca il ripristino dell'articolo 18 e che spinge sull'ultraliberismo della flessibilità. Dobbiamo essere il partito della partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa. Sul tema del reddito di cittadinanza non possiamo rilanciare con il solo REI, ne abbiamo parlato prima. Quando hai dei ragazzi che vanno a fare il tirocinio perché non sono laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, vogliono diventare avvocati o commercialisti, e quel tirocinio di 18 mesi se lo pagano, nel senso che non prendono neanche un euro, e vogliamo dare soldi a chi sta sul divano, noi abbiamo un buco enorme su tutte le forme di stage, formazione, tirocinio, praticantato. Io sono il partito... Però c'è un punto che questa questione dei soldi sul divano, per quelli che stanno davanti al divano, è un po' una semplificazione, no? Magari succederà così perché non funzionerà il sistema, però per come lo propone il Movimento 5 Stelle tu non puoi stare sul divano ma devi andare a cercarti un lavoro. Questa misura del reddito e cittadinanza sotto varie forme non è una misura così strampalata, perché tanti
governi europei utilizzano un sistema di welfare per i più poveri. Perché non ci avete pensato prima voi? In fondo voi avete messo sì un miliardo e mezzo per i poveri, che non è una cifra esattamente sufficiente per risolvere la povertà in Italia. Non vi siete sentiti scavalcati? Non è che siete stati scavalcati definitivamente a sinistra sulle politiche del lavoro dai 5 Stelle? Sono due strumenti diversi. Noi abbiamo fatto quella misura, forse troppo limitata, come dice lei, per l'estrema povertà, per l'indigenza vera e propria. E non abbiamo costruito uno strumento legato a chi cerca lavoro, in una prima fase non lo trova, ed è in condizioni economiche di difficoltà. Nel mio programma con cui mi candido alla segreteria del PD c'è uno strumento di protezione sociale europea. Io sono stanco di andare in Europa e discutere solo di banche e migranti. Voglio andare in Europa e, siccome voglio dargli un'anima, voglio proporre che per tutti i cittadini europei, con i soldi dell'Europa, ci sia uno strumento di protezione sociale che, mentre cerchi lavoro e, come dice Corrado, aspetti l'offerta di lavoro, ovviamente se la rifiuti con un decalage, per tutti i cittadini europei, perché è ora di smetterla di fare la comunità che coopera con una diversità per le politiche di imprese, di lavoro, di famiglie, che sono crea disparità oggettive. Senta, preparati un'altra domanda, sì, Alessandro, voglio chiedere una cosa molto semplice. Lei in questo momento sta parlando a tanti ipotetici elettori del PD che vogliono convincersi a tornare a votare alle prossime elezioni. Per adesso, diciamo, ci sono tre concorrenti, chiamiamoli così, alla segreteria: Francesco Boccia, lei e Zingaretti. Nicola Zingaretti. Anche Minniti, da un po'. Adesso ne parliamo di Minniti perché non ha sciolto ancora la riserva, cerchiamo di capire che succede. Ma tra lei e Nicola Zingaretti, se lei dovesse parlare ora all'elettore del Partito Democratico, qual è la principale differenza? Andrò ad ascoltare Nicola Zingaretti in prima fila domenica, perché secondo me in un partito quando ci si sfida ci si ascolta anche, ci si misura sulle proposte ma certo, ci si rispetta anche. Conoscerò nel dettaglio le sue proposte. Io immagino un partito che sia fortemente innovativo rispetto alle politiche fatte fino ad oggi. Immagino anche un partito, Corrado, senza sconti. Ho sentito Nicola Zingaretti che dice: in Campania si riparte da De Luca. Per me in Campania De Luca ce lo si lascia alle spalle, punto. Quindi la differenza è innanzitutto la classe dirigente. Non è De Luca, è come un partito seleziona la sua classe dirigente, come un partito parla ad un paese, perché non possiamo dire ad un paese è più importante conoscere qualcosa che conoscere qualcuno e poi stranamente mandare in Parlamento tutti i figli di. Perché siamo i primi che disattendiamo la speranza che creiamo, siamo i primi che diciamo che non è importante essere bravi e competenti, ma essere nella filiera giusta. Se vinco io, non so cosa succede se vince Nicola, se vinco io i congressi non si fanno con la tessera. Si fa il tesseramento, ci si iscrive per decidere insieme la linea politica, ma fine della storia per cui nei paesi vengono mortificati i ragazzi che vogliono partecipare perché arriva uno, gli compra 100 tessere e gli fa la politica in faccia. E si decide il candidato sindaco, si decide il segretario del circolo, se vinco io questo partito, con la tessera si partecipa, non si decidono la governance a nessun livello del partito. Ma De Luca l'avete contestato, con lei l'ha contestato così duramente anche ai tempi del renzismo più forte e imperante, diciamo così? Io De Luca si è fatto le sue primarie, è legittimamente il Presidente della Regione e non lo giudico come Presidente della Regione, starà facendo benissimo come governatore. Io dico, ma possibile che i più bravi che c'erano in giro per l'Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, erano tutti figli d'arte? Cioè, questo partito non riesce a sprigionare energie e talento? Li ho fatti i nomi prima. Vengo adesso da Melito, di Napoli, dove la segretaria del circolo è Dominique Pellecchia, un'insegnante di 29 anni, brava, capace, giovane, donna, e starà a fare la segretaria del circolo. Io sono per portare questa classe dirigente a Roma. Domanda veloce e poi Bertazzoni. Io insisto sul punto che il problema non è solo il partito, il problema che riguarda Richetti, ma riguarda un po' tutto il PD, è che non è stata fatta un'analisi severa, impietosa, di quello che è successo in questi anni. Mi colpisce un dato, tu te lo ricordi, quando arrivò Berlusconi, no? Che successe? Che ci fu una reazione del popolo della sinistra, ci fu la famosa manifestazione il 25 aprile a Milano perché veniva percepito come pericolo. Sono arrivati questi, che tutti i giorni vengono chiamati populisti, vengono evocati come un pericolo. Che cosa è successo dopo che Salvini ferma le barche, minaccia i Rom, attacca le ONG? È successo un'ira di Dio, è successo che nelle amministrative, nelle zone rosse, nei quartieri dove era forte il PC e la sinistra, hanno votato Salvini. Cioè non c'è stata la reazione e non è stato percepito come pericolo. Se voi non rispondete a questa domanda del perché un pezzo di popolo vede in loro il cambiamento, in loro una protezione sociale, cioè non andrete da nessuna parte. Ma De Angelis continuerà a vedere in te il sistema,
inadeguato ai loro problemi, se tu non innovi le politiche e le persone. E se tu, mentre loro fanno la malora perché hanno fatto una roba sul ponte di Genova, che il nostro fare opposizione, e mi dispiace dover dare ragione a Formigli, è storpiare Toninelli in toni nulla. Raffaele Cantone dice e scrive: il commissario può disapplicare il codice appalti, il codice ambientale, le norme sui rifiuti, le norme sul lavoro e anche le norme antimafia. Cioè il governo onestà onestà dà ad una persona i poteri di andare in deroga anche al codice antimafia. Ma cosa aspettiamo a dirlo? Ma cosa aspettiamo a dire che noi siamo quelli della legalità, della trasparenza e delle gare? Eppure stiamo lì a fare toni nulla. Allora il mio PD è quello che elabora una proposta alternativa e non fa uno sconto al ministro degli interni. Però non fa neanche uno sconto alla società Autostrade quando gli date le concessioni, possibilmente. Ma il problema, ma Corrado, nessuno... Eravate al governo quando lo avete fatto, ma scusi. Nessuno ha fatto lo sconto. Il problema Michetti. Vero è che... L'ho chiamato sconto, ma insomma era un bel contrattone. I concessionari autostradali erano puntualissimi nell'adeguamento tariffario, meno puntuali nei lavori di contratto Matteo, di servizio. Ma un'altra partita. C'è un problema a monte, che dovete recuperare la credibilità e la serietà. Se il vostro ex segretario, la sua risposta a quello che è successo è andare a fare un programma su Rete 4 pagato da Silvio Berlusconi, mentre l'altro principale protagonista del principale governo si fa fotografare da Oliviero Toscani, lei può dire tutte le cose giuste. Parlando di Maria Elena Bosco. Ma prima mi dici che il problema non sono solo il cambio delle persone. Il problema è l'ex segretario, davanti al prossimo, va bene? Perché se il problema è cambiarlo, ci mettiamo in gioco. Ma siccome mi solleciti sulle politiche, io ti ho appena detto che su lavoro, Europa. Lei lo farebbe un programma su Rete 4 con i soldi di Berlusconi? Non vedi che per esempio questa sia un problema, fatto... Scusi Righetti, c'è un problema che riguarda, sa cosa riguarda a proposito di... riguarda l'etica della politica. Noi non stiamo parlando... E allora, per vabbè, esempio... Sentiamo cosa risponde, dai, esempio, abbiamo capito no, Alessandro. Perché stiamo parlando di un leader, Renzi, che è ancora in campo, che va a prendere quattrini sull'emittente di un altro leader che è ancora infatti, in campo. Non lo sappiamo ancora se succede, ha già fatto il contratto, mi pare che sia imminente, uscito sulle cose. Cioè, questo è un problema etico e un gruppo dirigente serio Righetti, gli dovrebbe dire, caro Renzi, così squalifichi tutta la comunità del PD, perché è un comportamento non serio. No? Un gruppo dirigente serio fa due cose. La prima... ha dei comportamenti personali per cui io finché faccio politica, quando cambio mestiere e non mi troverà mai su questo. La seconda è talmente legato all'etica della politica e della parola che io ho pagato caro il dire sempre quello che pensavo. Quindi da questo punto di vista, se mi sta facendo l'analisi del sangue circa quel rispondere a quei criteri, mi sa che possiamo fare il prelievo e dare l'esito immediatamente. Perché a un certo punto viene anche la stagione in cui c'è un dato di responsabilità personale. Io ci sto a fare il gruppo dirigente largo e allargato come va di moda dire nel PD, ma adesso è un altro tempo, quello in cui si riparte, si ricostruisce e si prova anche a dare quel segnale di ricostruzione di unità a cui faceva riferimento lei. Allora, fermati un attimo, intanto Orfini ha detto che Minniti, che è stato lanciato come candidato da 13 sindaci influenti del Partito Democratico, non va bene perché ha fatto politiche troppo di destra. Tra poco chiediamo a Righetti che cosa ne pensa, però in tutto questo c'è questo grande Parlamento raccontato in una maniera tragicomica da Luca Bertazzoni. È lunedì 1 ottobre, ore 12, e questa è la situazione fuori Montecitorio. Deserto totale. Ma questo non perché i parlamentari siano dentro. Infatti la prima seduta è fissata, con calma, alle ore 15. All'ordine del giorno oggi c'è una discussione della mozione Lollobrigida e altri sulle iniziative per la celebrazione del 100° anniversario della vittoria della prima guerra mondiale. Dichiaro aperta la discussione. Nei primi 4 giorni di novembre c'era un po' tutto il nostro essere italiani, perché... Il 1 novembre festeggiavamo i santi, il 2 venivamo condotti nei cimiteri, quindi il senso d'appartenenza, la famiglia, per poi arrivare al 4 a sventolare il tricolore. Ecco, tutto questo oggi non c'è più, non solo perché sono state abolite queste festività, in realtà sono state completamente sostituite da Halloween. È impressionante perché su 630 deputati oggi in aula non arrivano a 20. Ne contiamo 2 del PD, 4 dei 5 Stelle e il resto sono di Fratelli d'Italia e Lega. Questo anniversario fondamentale per la nostra storia sta di fatto passando sotto silenzio. Manca una visione complessiva. Neanche quando dobbiamo celebrare una vittoria riusciamo a farlo come si deve.
martedì, sono le 12 e i deputati iniziano ad arrivare con i trolley. Buongiorno, ben arrivata a Roma, vogliamo capire oggi di cosa si parla in aula, la vedo faticata. Sì, oggi è una giornata molto complessa. È ritardo, è martedì, è l'una. No, la riunione di partito. Ah, che partito? Ah, siamo qua da ieri. Ah, siamo qua da ieri. Perché c'è il trolley? Perché cambia ogni giorno posto per dormire. Sono passati 89 giorni per avere il governo Conte, dopodiché sono passati altri 20 giorni per avere le commissioni parlamentari, solo che sono arrivate le ferie, 35 giorni di ferie. A settembre i lavori riprendono, ma scopriamo che ormai in un sistema politico dove tutto passa per il governo, il Parlamento non ha nulla da fare. Quindi abbiamo avuto buona parte del mese di settembre in cui il Parlamento ha ingannato un po' l'attesa. Ho scelto di entrare in politica per provare a rendere migliore questo paese, invece la capacità di incidere sulla realtà è veramente modesta. Stai lì a spingere un bottone per ratificare quello che decide il governo. Sono rari i casi in cui hai la sensazione di servire davvero le persone che ti hanno eletto. Il Parlamento non ha votato nessuna legge che abbia un qualche interesse. D'altra parte sarebbe più opportuno votare per ridurre le leggi che per aumentarle. Mi sembra più che altro, come pensavo anche in passato, grazie, un'esperienza, ciao, un'esperienza inutile che fa pensare che ridurre i parlamentari, anche se controproducente per quelli che ci sono dentro, sì, è una cosa logica. Se la prima Repubblica aveva questi statisti, vedevi da lontano Andreotti, Craxi, il potere è più forte se non lo puoi toccare. Quando ti vengono in mezzo con questo eccesso di populismo e li puoi toccare, perdono la dimensione carismatica. Quindi rimpiange la prima Repubblica? Beh, aveva una sua, era un ordine, insomma, sì, aveva una sua. Questa qui sono dei gattini ciechi, sono dei gattini ciechi. Io sono contento del fatto che si riescano a tagliare oltre 300 parlamentari, perché il 100% dei cittadini italiani vuole meno parlamentari in Parlamento. Credo che nessuno sia in disaccordo con questa scelta. Volevo chiedere a Di Maio se il senso di questo disegno di legge è un po' quello di seguire le parole di Casaleggio, che aveva detto che in futuro probabilmente il Parlamento sarà inutile. E se si sente anche, non mi sentite in qualche modo di aver realizzato il sogno di Berlusconi, che diceva sostanzialmente la stessa cosa, aggiungendo che il Parlamento è inutile e anche dannoso? Per me troppi parlamentari sono inutili, il Parlamento non è inutile, anzi, con questo taglio dei parlamentari, il mantenimento del bicameralismo perfetto resta un cardine fondamentale. La marginalità del Parlamento è tale per cui si è portati a considerarlo poco più di uno spreco. In quest'ottica si dice, se spreco deve essere, che almeno proviamo a ridurlo. Allora, questo è sbagliatissimo. Quello è il luogo dove i cittadini vengono a essere rappresentati, è il luogo della discussione politica per eccellenza. Pensare che sia un impiccio che vada limitato o di cui addirittura disfarsi ci può portare a una degenerazione verso regimi più autoritari. Curioso question time dove ci sono più presenti in aula parlamentari di maggioranza che parlamentari di opposizione, però così va il mondo. Anche i banchi della maggioranza che sono di fronte a lei sono vuoti, ci sono delle commissioni in corso. La prego di non fare polemica, grazie, e risponda nel merito, grazie. E io la prego di lasciarmi parlare, signor Presidente. Lei è libero, grazie, di parlare, ma non di attaccare il Parlamento. Ministro, lei è libero di parlare, ma non di attaccare il Parlamento. Le sembrerà strano, ma le regole valgono anche per lei. Dovresti partecipare a una delle sedute di commissione. Ore e ore di discussioni sterili che non portano mai a un disegno di legge. È come se fossimo tutti spettatori passivi di una recita. Questi sono i suoi uffici, no? Ora li scopriamo. Li scopriamo, andiamo a scoprire gli uffici di Sgarbi. Senatore. 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 Renzi, l'ex portavoce di Renzi. Ah, importante. Pensa che io non ho mai visto il mio ufficio. Sì, vado a vederlo con loro per la prima volta. Tu l'hai visto? No, io ho visto il mio. Ma com'è, angusto il tuo? Piccolino. Angusto. Sta bene. Vabbè, devo vedere. Cioè, io ho un ufficio già di merda, perché immagino che sia di merda. Non l'ha manco visto. Sì. E mi ho messo in condominio con una, che non so chi sia, però sarà una bella figa. Andiamo a vedere che cos'è. Vediamo com'è questo quadro. E non è male, questo tipo i rolli, ah, vedi, i rolli, anche buono. È un tunnel che viene da dove? Dalla camera? Sì, che potrei a palazzo con... Questo lo sappiamo chi sia. Mandelli, è del suo gruppo. Questo qui è Baratto, Caon, tutto nuovo. Capellacci. Ma soprattutto non c'è nessuno. C'è nessuno, hai visto? Cioè, se proprio uno non ha niente da fare, viene. Ma vedi. Vabbè, dai. Ah, vabbè, vedi, la veduta è bella.
La ragazza è molto carina, perché guarda solo si malinconisce. E questo sarebbe l'ufficio del parlamentare più illustre del Parlamento. È cambiato il modo di fare politica. Loro sono abituati ai tweet e alle dirette Facebook. A noi rimane solo un grande senso di colpa nei confronti di chi ci ha votato. È triste da dire, ma mi rendo conto che a volte fingiamo anche con noi stessi che quello che facciamo abbia davvero senso. Così non ci sentiamo in colpa a prendere lo stipendio a fine mese. Dopo 4 giorni di discussione, la mozione sui festeggiamenti del 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale è stata approvata. È giovedì, la settimana è finita, tutti a casa. Grande malinconia vedere il Parlamento così. Lei vorrebbe dimezzarli i parlamentari? La riduzione del numero dei parlamentari è un provvedimento giusto, sì. Senta, evochiamo un attimo, abbiamo evocato prima Marco Minniti, no? Che significa intanto in un tweet la candidatura di Marco Minniti, Alessandro? Beh, una candidatura forte che in questo clima che c'è nel Paese... Parla molto su alcuni temi, all'opinione pubblica, sui temi della sicurezza, dell'immigrazione. Mi pare di capire che è una candidatura che però non tiene assieme tutto il mondo renziano, perché Orfini, il presidente del PD, ha dichiarato, cioè ha intenzione di presentare una sua candidatura. Credo, questo ce lo può dire Richetti, che alcune personalità come Graziano Del Rio, cattoliche più di sinistra, che aveva già avuto delle frizioni sulle questioni dell'immigrazione, E quei mondi appunto cattolico-democratici non siano nelle condizioni di poterlo sostenere, e Renzi cercava uno sfidante per Zingaretti. Questo quindi diciamo è tutto un po' da giocare, no? Ma Minniti diciamo coincide molto con le politiche sull'immigrazione. L'immagine di Minniti di questi ultimi mesi, questo ultimo anno, è l'uomo forte sul tema degli sbarchi e anche sulla questione delle ONG. Lei sulla linea Minniti che ha tenuto sull'immigrazione è d'accordo, o se fosse lei, diciamo, il leader del Partito Democratico avrebbe un polso e una linea diversa? Se fossi io il leader del Partito Democratico, e quando lo sarò, il Partito Democratico si porrà molto di più il problema di cosa succede oltre i confini nazionali, perché la riduzione del numero degli sbarchi è un obiettivo condivisibile e che Marco Minniti ha raggiunto. Ciò che sta accadendo in Libia è inaccettabile e la storia lo ricorderà in maniera poco dissimile da quello che è accaduto nei campi di concentramento negli anni bui della nostra storia. Perché ciò che sta accadendo in Libia e il fatto che accada lontano dalle nostre coste non giustifica e non lava le coscienze di nessuno. Il PD, che immagino io, rilancia moltissimo sul tema dell'integrazione. Lei sta dicendo una cosa, io scusi se magari forzerò il suo pensiero, ma lei sta dicendo che una parte del Partito Democratico si è un po' lavata la coscienza sulla questione dei migranti dall'altra parte del Mediterraneo, che ha chiuso gli occhi sui lager in Libia. Una parte dell'Occidente, del nostro paese e purtroppo anche della nostra popolazione si è compiaciuta del fatto che non si vedevano più, non arrivavano più, non erano nei fondali del nostro mare davanti alle nostre coste, quando tutti sappiamo benissimo, ma non da oggi, da Gheddafi presente, cosa accadeva, perché i vostri servizi lo raccontavano nel deserto libico, e cosa sta accadendo ancora oggi, perché quando le donne arrivano rispetto alle linee Minniti, mi pare di quando le donne arrivano sulle navi, raccontano quello che hanno subito, raccontano quello che hanno vissuto, e la sinistra, che immagino io, non ignora tutto questo. Allora chiudo con una battuta, Alessandro, ti chiedo la tua votazione. Io la metto giù in maniera volgare, sicuramente non sarà d'accordo Richetti con me. 3 candidati in questo momento, poi di Boccia ne parleremo quando verrà anche qui ospite. Diciamo, se io prendo Zingaretti, Richetti e Minniti, Zingaretti è l'ala sinistra, Minniti è l'ala destra e Richetti quello che sta al centro? Condivido, lo sai, la semplificazione. È giusta questa analisi, sì. Questa semplificazione? Lei la condivide o siamo soliti giornalisti superficiali? No, senza dire chi... Uno è il passato, l'altro è il presente e uno è il futuro. Una cosa, ma forse, senza dire chi. Forse abbiamo però un sospetto. Ha usato una parola importante, una domanda al volo. Ha usato all'inizio una parola importante e anche molto bella, che è centrosinistra. Ormai va molto di moda dire dobbiamo fare in Europa un fronte che vada da Macron a Tsipras. Tradotto in italiano, lei farebbe anche in Italia un fronte largo che vada da Bersani ai moderati?
farei un fronte, è sciocco dire oggi sto anche col con quelli PSE, che se ne sono andati, Macron. Voglio dire. Cioè assolutamente lei... sì, devo dire okay. più con il mondo, l'elettorato, la marcia della pace Perugia Assisi, piuttosto che con il ceto politico, ma certamente noi oggi abbiamo bisogno di unità. Grazie a Matteo Righetti, in bocca al lupo per la sua corsa alla segreteria. Crepi, grazie.